l'acqua e sapone Unigros vola in semifinale scudetto dopo che ieri sera ha battuto 4-1 al Palaroma di Montesilvano l'Augusta nella Bella. Ho qui vicino a me Marco Ercolesi, difensore dell'acqua e sapone Unigros. Magari a bocce ferme, Marco, in molti si aspettavano un'eliminazione in due partite, però vincere non è mai facile. No, sicuramente loro hanno venduto cara la pelle. Non è stata facile perché ci hanno magari un po' sorpreso non giocando, diciamo così. Ecco, con questa tattica di utilizzare sempre per tutte e tre le partite il portiere di movimento. Sì, utilizzando il portiere di movimento e costringendoci sempre a esporci per provare a giocare. E nella prima l'hanno fatto bene, ci hanno esposto un po' troppo e abbiamo perso la partita. E sicuramente nella seconda e nella terza ci siamo un po' più, diciamo, abbiamo guardato meglio. Avete studiato i limiti e nonostante comunque la prima avessimo creato tante occasioni, sapevamo che dovevamo essere più incisivi lì davanti. E adesso si guarda questa semifinale, si torna quasi subito in campo perché la serie comincerà sabato, tra l'altro cambia la formula perché adesso sarà al meglio delle 3 su 5, quindi sicuramente maggiori fatiche, però per lo spettacolo è meglio così. Voi giocherete le prime due in casa, si comincia sabato come detto sempre al Palaroma, ore 20:30 contro il Napoli che è eliminato in due partite. Catania, che avversario è il Napoli, Marco? Il Napoli è una buona squadra, ha un buon roster come noi e ha un gioco molto simile a noi, forse è la squadra che gioca in maniera più simile a noi, quindi un gioco a zona con cambi di marcatura davanti per una miglior pressione. E sarà una partita difficile, quello sicuramente. Vi aspettate naturalmente tanto calore come lo è stato già nei quarti di finale dal pubblico? Sì, sicuramente anche ieri il pubblico ci ha aiutato, ha spinto un po' anche gli avversari a smettere di non giocare, diciamo, e quindi sicuramente il pubblico ci aiuta tanto, e siccome qui è molto seguita siamo molto seguiti e ci darà un'importanza, sarà importante averli e aumentarla magari sicuramente. Insomma, da campioni d'Italia in carica volete sicuramente approdare alla finale? Sì, quello è il nostro obiettivo, perché sicuramente tutti si aspettano questo da noi. E comunque vieni già da due coppe vinte, quindi comunque è nelle tue corde il fatto di dover arrivare in finale. Poi dopo ogni partita è a sé e l'avversario farà la sua parte, insomma. Guardiamo anche in casa d'altri, perché l'altra semifinale mette di fronte Pesaro e Rieti. Chi vedi favorito? È un difficile fare il pronostico perché comunque nei precedenti scontri si è visto, diciamo, in maniera alternativa la vittoria prima del Pesaro e poi del Rieti. In campionato ha vinto più il Pesaro, in Coppa Divisione ha vinto Rieti, quindi sarà una partita aperta. Sicuramente credo che, come anche per noi, il fattore campo sarà importante per il Pesaro. Perfetto, grazie a Marco Ercolesi, naturalmente in bocca al lupo per questa serie di semifinale scudetto. Da parte mia e da parte del tecnico Diego Martelli è davvero tutto, la linea può tornare allo studio.